partiamo dalle cose positive. Il trattamento. Il trattamento in Cina, soprattutto per gli artisti stranieri, è meraviglioso. Questa cosa all'Italia non mi manca assolutamente. È trattato bene, aiutato, servito, riverito. I ragazzi disponibili tutto il giorno, mi hanno anche mostrato qui una certa competenza a livello di suoni, avevo un suono ieri chiuso veramente meraviglioso, e, però tenete conto che c'è anche un altro lato della medaglia, cioè la grossa differenza è se sono loro che vi invitano a suonare e allora vi daranno anche dei servizi di altissimo livello, cioè quasi da rockstar. E quando invece siete voi che vi proponete ai locali, e allora lì diventate un po' come dei backpackers, ok? Cioè dovete aspettarvi magari di dormire in un ostello, in un alberghetto da 4 soldi, in Cina magari i 4 soldi sono un pochino più low rating dei 4 soldi europei. Però come vedete non c'è modo di aprirla qui la valigia, che sta finita, la stanza finisce qui. E su questo sta a voi, la capacità di adattarvi. Io ho viaggiato parecchio sia prima di venire in Cina, sia in Cina, diversi posti, diversi paesi, per cui non mi formalizzo certo. Questo sta a voi.